Riapre nel centro antico di Napoli la chiesa di Santa Lucella ai Librai, custode del celebre Teschio con le orecchie. Chiusa da 35 anni dopo i forti danni provocati dal terremoto dell'80, da oggi la chiesa torna ad accogliere visitatori e turisti grazie a un progetto di recupero e valorizzazione reso possibile dai giovani dell'associazione Respiriamo Arte. 6 anni di sacrifici, di lavoro, non ci siamo mai arresi. L'associazione Respiriamo Arte nasce ad ottobre, 30 ottobre 2013, il comodato d'uso arriverà solo nel 2016 e dopo ancora altri 3 anni, 2019, finalmente l'inaugurazione e l'apertura al pubblico. La chiesetta è affidata interamente all'associazione, quindi è la prima volta che un gruppo di giovani riesce in realtà a portare avanti un vero e proprio progetto sociale e culturale. Qui ci saranno visite guidate, eventi teatrali, ma la parte più interessante ovviamente sarà la discesa all'ipogeo, dove è presente il Teschio con le orecchie. Attraverso un'operazione di raccolta fondi, il contributo del Pio Monte di Misericordia ed il sostegno del Comune e della Curia, si è riusciti a portare a termine il restauro dell'edificio tra San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno, che già da questo pomeriggio ospiterà le prime visite guidate a cura dei giovani dell'associazione presieduta da Massimo Faella. Massimo, il presidente dell'associazione Respiriamo Arte, è stata la prima persona, il primo ragazzo della città di Napoli che ha scritto una mail all'assessorato ai giovani ed è stata la prima mail che io come assessore ho ricevuto. È stato quindi il primo passo del grande progetto voluto dal sindaco Luigi De Magistris. L'idea che con tanto impegno e soprattutto grazie al merito, le ragazze e ragazze di questa città, i giovani di questa città, potessero avere parte e diventare protagonisti anche di grandi progetti e di grandi sfide. Sono passati 6 anni, tutto è stato possibile grazie alla professionalità, alla tenacia e al talento dei ragazzi che fanno parte dell'associazione Respiriamo Arte, ma soprattutto grazie al supporto istituzionale di una rete che dal Comune di Napoli, la Curia e oggi il Piemonte della Misericordia hanno deciso con i fatti e non con le parole di credere in un progetto di valore. Davvero un lavoro straordinario che hanno fatto questi ragazzi, mettendo insieme tante energie, collaborando in modo efficace col Comune, con la Curia, un po' alla volta spazi della città chiusi da una vita qua, oltre 30 anni, che vengono restituiti alla cittadinanza, ai sempre maggiori turisti che vengono a Napoli, alla fruizione collettiva e alla riscoperta anche di tante storie magari un po' dimenticate della nostra città. La chiesa sarà visitabile per adesso venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 18. Ovviamente solo con prenotazione obbligatoria, perché solo 20 persone alla volta possono scendere giù. Speriamo un giorno ovviamente di poter riaprire tutta la settimana e questo piccolo contributo di visita guidata servirà proprio a continuare il restauro di Santa Lucella.